Ciao a io, siamo tornati su Scudetto Championship Manager 2001-2002. Allora, nello scorso tutorial vi avevo fatto vedere una panoramica generale del gioco con l'applicazione delle patch, eccetera, eccetera. Oggi andiamo a vedere come editare o come usare l'editor di Scudetto, soprattutto per quello che riguarda soldi e giocatori. Dunque, non vi faccio vedere il resto della schermata del computer perché ovviamente ci sono anche le cose di altre persone, quindi non ve le faccio vedere, però vi dico che l'editor si trova se cliccate su tutti i programmi. Ecco, qui vedete già una diciamo una piccola schermata. Qui dovete fare start tutti i programmi in Championship Manager e troverete la schermata editor. Ok, cliccate su editor, cliccate con il tasto destro e fate esegui come amministratore. Clicchiamo, ovviamente diamo sì. Ecco qua, qui ci chiederà di caricare il file index, che sarebbe dove vengono contenuti i nomi e tutti i dati di tutti i giocatori. Noi facciamo load e aspettiamo che si carica. Qui facciamo yes perché abbiamo applicato la patch e quindi deve diciamo aggiornare tutti trasferimenti, staff, storie intendo storie di calciatori, quindi dove ha giocato, quante partite ha fatto, quanti gol, eccetera, eccetera. Quindi aspettiamo che finisce l'update che abbiamo installato prima. Vedete, passano pochi secondi perché comunque essendo un gioco abbastanza leggero, scusate ma sono raffreddatissimo, essendo molto leggero ha un tempo di aggiornamento abbastanza veloce, anche se qui ora si sta inchiodando un po', quindi forza, forza che ce la facciamo, anche perché il video veramente viene troppo lungo, anche perché nel primo tutorial avevo detto che di essere quanto più sintetico è possibile. Sono passati 33 minuti di video e io non me ne sono minimamente accorto, ma vabbè, non fa nulla. Anzi, ringrazio Raffaele, se non sbaglio si chiama Raffaele, se non sbaglio sì, anzi andiamo a vedere proprio sul gruppo di Facebook, che vi consiglio, magari lo metto in descrizione. Un gruppo dove si discute principalmente appunto del gioco e di tutte le altre cosucce. Ecco, qui dice che ha rimosso alcune cose, ne ha tolte, ha rimosso alcuni giocatori, ma ne ha aggiornato tutto il resto ed eliminato i vari problemi del gioco. Diamo l'ok, eccoci qua. Qui siamo sulla schermata generale del tutto, ok? Il gruppo si chiama CM 2001-2002 Championship Manager, ma come vi dico, vi metto il link in descrizione. Dunque, panoramica sull'editor. L'editor ci permette di modificare i giocatori, di modificarne la forza, i contratti, le date di nascita, eccetera, eccetera. Ovviamente non possiamo editare soltanto alcune cose. Lo staff, quindi posso andare a modificare il nome per esempio di un giocatore, posso andare a modificare la data di nascita, la nazionalità, se è sotto contratto con qualche club o con qualche nazione nel caso degli allenatori. Mental traits sarebbe lo status mentale della persona, quindi l'adattabilità, l'ambientazione, la determinazione, lealtà, pressione, eccetera, eccetera. Nella scheda 4, Prefs, qui vengono elencati quali sono i club preferiti, i club non preferiti, e stessa cosa per lo staff, quindi giocatori, allenatori preferiti o meno. Posizione, abbiamo position, e qui possiamo dare un valore da 0 a 20, come vedete avete visto il trafiletto, 0 random che sarebbe un valore base e 20 il massimo, quindi quello preferito.
qui in questo caso questa persona qui, Stefan Tart, che non conosco sinceramente, giocava come defender, come difensore centrale, quindi a 20 e 20. Su playing ability sarebbe l'abilità del giocatore. Il massimo è 200, che sarebbe best, e abilità potenziale 120, quindi potrebbe andare a migliorare. Home reputation, current e world reputation. Quindi qui è la reputazione del giocatore, che sia e con la squadra di casa, l'attuale reputazione e la reputazione mondiale. Tenete conto che se, io almeno ho notato questo nel gioco, quando date o comunque quando si va a modificare una qualsiasi di queste, diciamo di questi trafili, di questi profili, scusa, se andiamo a mettere subito 200, ci diventerà difficile poi trattenere il giocatore nel club. Quindi io vi dico di mettere al massimo 100, 120, 150. Player, qui andiamo, questi sono le diciamo i valori veri e propri dei giocatori, quindi accelerazione, aggressività, agilità, anticipo, bilanciamento, bravura, oh, bravery, non so cosa significa sinceramente, non vorrei aver fatto una gaffe. Quindi salto, tecnica, versatilità, visione, eccetera, eccetera. Qui nella history andiamo a vedere dove ha giocato il giocatore, per quante partite e quanti gol ha fatto. In questo caso Stefan Tart ha giocato nel 97, nel 98 e nel 99 nel Roda, quindi in Olanda, nel 2000 nel DVD, che non ricordo il nome del club perché sono smemoratissimo, nel 2001 nell'Ado, Ado de Hague dovrebbe essere sempre in Olanda. Ok, questa è una parametra dello staff. Andiamo nei clubs. Nei clubs ovviamente possiamo andare a modificare quelle che sono le impostazioni del club, quelle predefinite. In questo caso andiamo a prendere proprio quello che vi ho fatto vedere nel tutorial di prima, quella del Napoli. Attenzione però, ecco, meno male che è capitato. Ho cliccato sbadatamente sul Colonia. This club is required by the game, cannot be deleted or change its name. Sarebbe, questo club è richiesto dal gioco, ok? Dal CD del gioco, dall'immagine. Quindi se noi infatti non possiamo andare a modificare il nome e tutto, perché è uno dei club principali del gioco, quindi andremo a modificare poi un nome che poi il database non riconosce, e quindi andiamo poi in difficoltà per quanto riguarda il gioco. D'accordo? Detto questo, andiamo appunto nel Napoli. Ok, andiamo a vedere come modificare, sia per quanto riguarda il salto che per quanto riguarda il club, tutti i parametri. Cominciamo dal club perché così facciamo un parallelo. Allora, in questo momento siamo nel 2001-2002, quindi Napoli gioca ancora in Serie B, è stata quinta nello scorso campionato, quindi nel 99, due, no, nel 2000-2001. I soldi ovviamente a Napoli non ce ne stanno, quindi siamo un po' in deficit. Training, le strutture di allenamento della squadra sono 17, reputazione generale 14. Qui vale la stessa legge per quanto riguarda le abilità dei giocatori, da 0 a 20. Cash, qui abbiamo meno 100 perché purtroppo il Napoli non aveva soldi, non è che adesso ne abbia molti, però comunque secondo me li spende male. Vabbè, piccola parentesi che non c'entra niente con quello che stiamo andando a vedere. Dunque, il cash dipende comunque dalla reputazione della squadra. Esempio, vi faccio vedere. Se io vado a cancellare qui, come vedete è 0. Come abbiamo detto, il ranking va da 0 a 20. Se io metto 20, 149 miliardi, vuol dire sempre all'inizio. Se questo parametro rimane meno 100, non avrò gli stessi soldi quando andrò a caricare la partita, ok? Quindi io qui vado a modificare andando a moltiplicare per lo stesso valore, ok? Quindi mettiamo 149,99, ok? Approfittiamo, mettiamo anche 20 di allenamento, ok? Questo è un primo metodo per andare a fare soldi, per avere soldi subito, per poter acquistare i giocatori, eccetera, eccetera, anche perché qui i giocatori sono molto volubili. Qua se non gli date i soldi che vogliono, non arriveranno.
Seconda cosa per poter ottenere ancora di più denaro è lo stadio. Perché? Qui come stadio abbiamo ovviamente il San Paolo. Come vedete, ci sono alcuni parametri. Lo stadio è quello principale, poi c'è lo stadio delle riserve, perché potete decidere nel club se far giocare le riserve nel vostro stadio altrove, e potete decidere anche in che giorno possono giocare. Non vi consiglio di andarla a modificare, perché poi dopo i parametri del gioco vanno a farsi benedire. Quindi vi dico di andare a modificare lo stadio per poter poi andare a modificare questi parametri qua. So che sto andando un po' in linea generale, però se state attenti vi faccio capire. Dunque, in questo caso andiamo su San Paolo, quindi andiamo sulla scheda Stadia. Ok, qui ci sono tutti gli stadi. Andiamo a scrivere San Paolo, eccolo qua. Qui andiamo a modificare lo stadio, e cioè, sempre consiglio generale, mettete invece di 72.810, mettete 250.000. Ok? Anche qui fate 250.000. Expansion 300, anzi 275.000, non lo facciamo troppo grande. Questi sono i parametri. In questo caso il San Paolo avrà 250.000 spettatori come capacità e una estensione di 275.000. Mettiamo al coperto e riscaldamento del terreno. Ok? Ora andiamo di nuovo in France, andiamo su Napoli. Andiamo nella sezione Stadium, andiamo Attendance, abbiamo messo 250.000, mettiamo 250.000. Minimo ci dovranno essere 150.000 persone, la massima 250.000, che poi andrà a aumentare nel momento in cui andremo a decidere di dover alzare poi il ranking degli spettatori. Non vi consiglio di mettere, cioè vi consiglio di non mettere più di questa cifra, perché non si riempirà mai e poi dopo i soldi non aumenteranno, anzi potreste ottenere l'effetto contrario, che spendete tanto per la manutenzione e poi dopo non c'è nessuno. Chiaro? Spero di essere stato più chiaro possibile. Se c'è qualcosa che non va, me lo scrivete nei commenti e cercherò di essere più esaustivo possibile. Torniamo nel club. Qui ovviamente vedete i club rivali, in questo caso Verona, Milano ed Atalanta. Già sono stati impostati dal gioco, e quindi non ve la prendete con me. Lo staff preferito e lo staff non preferito, in questo caso sono Pagliuca, Rossi e Sacchi, non so perché, ma comunque sono questi. Anche però voglio vedere una cosa. Allora, se non sbaglio non c'è, segniamo direttamente il nome e il cognome, eccolo qua, ci sta, qui è classificato come non giocatore, quindi lo mettiamo, tanto non mi interessa. Colori, qui potete andare a modificare tutti i colori del club, se volete cambiare le maglie. Ci sono solo questi colori predefiniti. Non vi consiglio né di andare nella cartella del gioco per metterne altre, eccetera, perché altrimenti poi dopo mandate a puttane, nel vero senso della parola, tutto il lavoro che avete fatto prima, ok? Potete decidere tutti i colori, tutto il resto. Board sarebbe la sezione dello staff. Quindi in questo caso, avendo fatto l'aggiornamento, la patch, abbiamo come presidente Salvatore Naldi, lasciamo stare, e qui erano i direttori dell'epoca. Staff, qui andiamo a vedere tutti gli allenatori che sono presenti all'interno dello staff, quindi allenatori ufficiali, assistenti, scout, allenatori sia per quanto riguarda portieri, eccetera, eccetera. Squadra. Andiamo a vedere il Napoli. Ecco, questa è la squadra che aveva il Napoli all'epoca. Non ve li state a elencare, perché altrimenti diventa troppo, veramente troppo lungo. Vi dico, per modificare tutti questi parametri, quindi vi ho fatto vedere come modificare sia per quanto riguarda i soldi del club, come fare soldi appunto anche dopo, perché voi potete mettere anche una base magari di qui di per esempio 15
15, ecco qui è mutato in automatico, poi vi ritroverete con gli stessi soldi e avendo lo stadio bello ampio potrete comunque aumentare come cash. Vi dico che io arrivai a tipo a 6 biliardi tipo, quindi potevo comprare chiunque, spendevo e comunque non finivano mai. Vi faccio vedere come andrà a modificare i giocatori, in questo caso la squadra. Ok? Siamo sempre sul Napoli, sempre quella che abbiamo preso all'inizio del gioco. In questo caso io voglio eliminare i giocatori. Potreste fare Clear, ma non ve lo consiglio, perché poi dopo quando andate in partita vi si ripresentano comunque, ma non in forma reale. Quindi voi magari volete rescindere il contratto di Montezine, per esempio. Dirà che non è contento perché non gioca, andrete nella squadra titolare o nelle riserve, ma non lo troverete, ok? Quindi vi consiglio di, se volete eliminare un calciatore, andare nel club dove gioca, cliccare su squad o squad, come volete voi, cliccate un qualsiasi calciatore, in questo caso voglio togliere Giovanni Cidoni, che non so manco chi sia, fate del. Dirà rimuovi i Cidoni Giovanni dalla squadra, il suo contratto, scusate, squillato il telefono, il suo contratto verrà cambiato e non verrà messo in nessuna squadra, quindi sarà un free, mettiamo su ok, in questo caso l'abbiamo eliminato. Così potrete fare per tutti i giocatori di tutte le squadre, ok? Detto questo, andiamo a modificare i calciatori. Staff, allora andiamo a modificare per esempio Totti. Francesco Totti è del 76, italiano, 24 partite, 5 gol, eccetera eccetera. Come andiamo a modificare il giocatore? Potreste modificarne il nome, ma non ve lo consiglio perché poi dopo diventa veramente una rottura di scatole. Ma lo modifichiamo, andiamo su player e qui ci sono tutti i suoi parametri, vedete, 14 accelerazione, aggressività, agilità, eccetera eccetera. Ricordatevi che il ranking va sempre da 0 a 20 e quindi io vado a modificare semplicemente quello che voglio, quindi se voglio che abbia più 1 contro 1 per il portiere, vediamo un valore basso, ecco, i throw ins che sarebbe, se non sbaglio, le rimesse, 10 di 11, mettiamo 20. E andate così a modificare anche i riflessi, magari mettiamo 20, anche se sono per il portiere, ma non ci interessa. Andate a modificare tutti quelli che sono i parametri che a voi interessano, d'accordo? Posizione, in questo caso Francesco gioca come trequartista o come attaccante, ok? Come vedete, midfielder, cioè centrocampista, ha soltanto 10, quindi non vi apparirà diciamo nel valore totale del giocatore, non vi apparirà come sapete, per esempio attaccante, centrocampista, offensivo, destro, sinistra e centrale, perché può giocare su tutti e due i lati. Qui è segnato soltanto sinistro e centrale, non so perché, ma andiamo a modificare tutti e tre, quindi 20, 20 e 20. Io voglio che gioca sia a centrocampo che in attacco, quindi andiamo a fare 20, 20 e 20, ok? Se fate handyman sarà 20, quindi potrà giocare in tutte le posizioni, ma non ve lo consiglio. Bene, fatto questo, qui mettiamo 20 tutte le sue abilità, ok. Lo vogliamo far giocare nel Napoli? Molto semplice, andiamo nella seconda, club contract, invece di Roma, andiamo a cliccare qui, scriviamo Napoli. Ok. Francesco Totti si è aggiunto alla squadra, alla lista dei giocatori della squadra Napoli. Date ok, in questo caso è del Napoli. Per vedere se avete fatto bene, andate su Club, Napoli, andiamo nella vostra squadra, dovremmo aver trovato, eccolo qua, Francesco Totti. Semplice, no? È una sciocchezza. Quando vogliamo andare a salvare, facciamo File, Save As, Championship Manager Installation, prendiamo tutto, facciamo salva. Do you want to save this dataset? Diamo ok, aspettiamo che salvi. Perfetto, in questo momento abbiamo salvato. Ora, abbiamo visto come modificare, ma se io volessi modificare un club, magari della C2 che ci sta leggermente sul cazzo, lo possiamo fare tranquillamente, anche per creare una squadra tutta nostra.
Andiamo su Club, per esempio, vediamo quello che ho preso nel tutorial. Rondinelle, e qua, rondinella. Gioca in C2, eccetera, eccetera. Dunque, possiamo andare, visto che non è richiesto dal gioco, perché comunque è una serie minore, possiamo modificare tutta la squadra, ok? Partendo dal nome, per esempio, possiamo fare, io sono di Soccavo, di Napoli, quindi possiamo fare scusate, Soccavo, ASD. Che non è una droga, sarebbe associazione sportiva dilettantistica. Short name, giocherà in Italia, in C2, eccetera, eccetera. Vogliamo il big money, mettiamo 20 e 20 di allenamento, 149 miliardi 99 fino alla fine. Stadio, dove dovrà giocare la nostra squadra? Possiamo andare a decidere. Ok, torniamo. Scusate, una piccola interruzione dovuta a una chiamata interpersonale, diciamo così. Dunque, stavamo modificando il club. In questo caso la rondinella, abbiamo già modificato i soldi, eccetera, andiamo a modificare adesso lo stadio. In questo caso facciamo come prima, quindi il nostro stadio si chiama due strade, facciamo stadia, scriviamo due strade. Ok, capacità 6000, 00, veramente una monnezza. Veramente una chiave. Facciamo così, lo mettiamo su, rondinella è una piccola città, quindi facciamo 85.000 posti, nulla di più. Capacità 85.000, espansione 87.500, ci manteniamo su cifre molto basse, mettiamo coperto e con riscaldamento del terreno. Quindi siamo a posto così, facciamo save as, salva, ok, aspettiamo di salvare, ok, aspettiamo un po', ho fatto. Torniamo al, ok, eccoci qua. Siamo andati a modificare lo stadio, ora abbiamo messo 85.000, mettiamo attendance 85.000, minimo facciamo 50.000, massimo 87.500. Ok, in questa parte abbiamo modificato i parametri dello stadio. Preferiti potete metterlo o no, io non lo metto perché non mi piace. Club rivale mi sa tanto di odio che tuo di me, non sono per questo. Io se voglio vincere, voglio vincere in maniera normale. Colori, possiamo andare a modificare qualcosa. Attenzione, quando andate a modificare i colori andrete anche a modificare poi lo stile del commento, eh? Quindi se qui c'è scritto per esempio Rondinelle, Soccavo SD contro Napoli per esempio, se andate a modificare i colori qui troverete i colori che avete deciso voi. In questo caso sono bianco, rosso e bianco. Io voglio fare ambra, nero e lasciare bianco. In questo caso i colori da trasferta saranno rosso e giallo. Io voglio fare rosso, nero, rosso, nero e blu, facciamo blu. Ok? Qui andiamo a vedere il presidente, ma non ci interessa. Lo staff non vi consiglio di metterlo adesso perché la maggior parte di voi non conosce gli scout, i fisioterapisti, eccetera, eccetera. Quindi vi consiglio di andare a prendere dal gioco i migliori. Poi cercheremo di fare anche una partita di esempio, così vi faccio vedere. Squadra. A questo punto dobbiamo andare a modificare tutti i giocatori, perché noi questi giocatori non li vogliamo. Quindi andiamo man mano a prendere uno. Potete premere anche cance per toglierlo. Quindi facciamo in questo modo per fare prima. Facciamo cance. Come vedete sto cercando di andare quanto più veloce è possibile. Ok, ecco. Ricordavo che c'era una cosa per farlo veloce veloce. Ok, in questo caso non abbiamo calciatori, ok? Salviamo sempre. Ragazzi, ricordate di salvare sempre perché magari manca la corrente all'improvviso, un errore del computer che si imballa o si blocca, potete sopperire subito. Dunque, a questo punto non abbiamo calciatori, abbiamo deciso i colori della squadra, lo stadio, eccetera, eccetera. Andiamo di nuovo a salvare. Ok. E se abbiamo fatto tutto, ecco. Salvate sempre. Dite sempre sì. Salvate, salvate quanto più è possibile. Ok. Andiamo ad avviare il gioco, vediamo se le modifiche
abbiamo fatto sono andate a buon fine. Vi ricordo che per ottenere le modifiche dovrete iniziare da una nuova partita. Vi faccio vedere come abbiamo fatto per il tutorial precedente. Ok, siamo in dirittura di arrivo. Ah, ok, pensavo si fosse bloccato il computer. E invece no, e invece no. Impedire se il PC ci fa la cortesia di far partire. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto partire il gioco. Dunque, inizia nuova partita. Non nascondiamo i valori, usano i reali, 6 C2, A, B e C. Ah, ho dimenticato di mettere l'immagine del gioco come un cretino. Eccola qua, ce l'abbiamo. Ricordate che dovete giocare sempre con l'immagine del gioco montata, eh? Non mi dimenticate. Ecco, vi faccio vedere, anzi scusate, ma oggi sono un po' in palla, anzi mettiamo un attimo in pausa. Aspettate, vi faccio vedere. Eccoci tornati. Allora, facciamo sempre Michael Jackson, ormai ci siamo abituati. Italiano, e andiamo a vedere se abbiamo fatto bene le nostre cose. Vediamo che la rondinella non c'è più. Ok, andiamo a vedere dove. So cavolo, ce l'abbiamo. Però l'errore che ho fatto io, e che non me ne sono accorto come un deficiente, è che la rondinella era in serie D, nei dilettanti, e i dilettanti non è comprensiva della. Cioè non si può giocare nella serie dilettante, però come vedete in questo caso ho preso il Napoli di nuovo. Come vedete so cavo, trasferimenti, vedete? Trovate ricchezza, attrezzature, 85.000 posti, tutte a sedere con tetto mobile, riscaldamento del terreno, tutte le migliori strutture, scuola calcio giovanile. Come vedete sono andate, vedete, in automatico tutti i fisioterapisti, gli osservatori, eccetera, eccetera. Ora andiamo a fare la stessa, ecco. In questo caso abbiamo avuto Francesco Totti nel Napoli. Andiamo nelle finanze, 250.000 posti a sedere con tetto mobile e riscaldamento del terreno. Abbiamo fatto la stessa cosa. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato più chiaro possibile, anche perché è un po' complicato da spiegare. Quindi niente, vi rimando al prossimo tutorial, scrivete nei commenti se avete bisogno di qualche chiarimento, di qualcosa, e niente, iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo tutorial.